Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca andando a Teramo perché dopo aver recuperato due opere religiose in un casolare di Cortino di Teramo, rubate addirittura 25 anni fa a Senigallia, questa mattina i carabinieri proprio di Teramo le hanno riconsegnate alla diocesi marchigiana. L'operazione è stata possibile anche grazie alla banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti e gestita dai carabinieri dell'arte. Vediamo i dettagli nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo ha ufficialmente riconsegnato alla diocesi di Senigallia i due dipinti rinvenuti dall'arma in un casolare abbandonato nella zona di Cortino di Teramo. Le due tele religiose, risalenti al XVI e XVII secolo, erano state trafugate a Senigallia dalla Chiesa della Madonna del Soccorso nel 1997. Dopo 25 anni, le opere tornano nelle mani dell'attuale parroco, Don Mario Gamborata, per essere di nuovo patrimonio della comunità parrocchiale marchigiana. Le due opere tornano a casa, dove saranno collocate? Sì, tornano alla casa, ma non tornano alla casa originaria, perché purtroppo la cappella, che è dedicata alla Madonna del Soccorso, una piccola chiesa di campagna, ha subito due terremoti e quindi in questo momento non è agibile. Con il comune stiamo cercando fondi, come si usa per poterla ristrutturare. Quindi torneranno e verranno collocati nella chiesa parrocchiale di Scapezzano. Scapezzano è un piccolo borgo di Senigallia. L'operazione di ritrovamento dei due dipinti è stata portata a termine dai carabinieri di Teramo e dal Nucleo Patrimonio Culturale dell'Aquila, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica Teramana. Le foto delle opere e la loro descrizione erano state inserite nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dai carabinieri dell'arte. Eravamo stati allertati da un andirivieni costante in quella zona e quindi da segnalazioni dei cittadini senza i quali non si può mai prescindere, e questo tipo di azione ci ha portato a questo importante rinvenimento per il quale oggi rendiamo, credo, nuovamente felice un'altra comunità, questa di Senigallia. Abbiamo avuto la presenza qui di Don Mario, parroco della parrocchia di Scapezzano, il quale ci ha manifestato tutta la sua gratitudine e quella della propria comunità. Cambiamo argomento adesso. Sindacati e centrosinistra all'attacco di ASL e amministrazione regionale sui ritardi nell'attivazione del centro Alzheimer di Bivio Bellocchio a Giulianova. I tecnici puntano il dito contro il comune, ma il sindaco Ivan Costantini smentisce e chiede che sia fatta chiarezza. Stefano Buda. Polemiche a Giulianova sui ritardi legati alla riattivazione della RSA di Bivio Bellocchio, da anni destinata a centro Alzheimer, data in gestione ad una cooperativa con 35 lavoratori, ma ancora ferma. Una delegazione, formata da esponenti della CGIL e dell'Auser di Teramo, è stata ricevuta nella conferenza dei capigruppo della regione e ha invocato chiarezza sul futuro della struttura e sui tempi necessari per la ripresa delle attività. L'assessore alla sanità, Nicoletta Verì, ha assicurato il massimo impegno per trovare al più presto una soluzione, ma Pancrazio Cordone, segretario generale della CGIL di Teramo, lascia fiorare tutta la sua insoddisfazione per l'esito dell'incontro. Abbiamo chiesto tempi e date certe per la riapertura di una RSA importante per l'intera comunità provinciale, una comunità provinciale che conta solo 77 posti accreditati per le demenze e per i malati di Alzheimer su 949 posti accreditati in tutta la regione. Abbiamo registrato solo ombre, senza alcuna luce. Né la ASL né la regione, nella persona dell'assessore alla sanità Verì, hanno saputo darci una tempistica certa di apertura di quella struttura. Rincara la dose il consigliere regionale del PD, Dino Pepe. Da mesi l'assessore regionale Verì promette l'apertura, ma nulla accade. 35 lavoratori sono a casa da tempo e soprattutto le famiglie che hanno questo problema all'interno delle loro abitazioni non riescono a superare le difficoltà dell'Alzheimer dei propri familiari. Oggi l'ennesimo ping pong.
tra la Giunta regionale, l'assessore Verì e la ASL di Teramo. Ovviamente c'è una grave responsabilità di questa Giunta, del Presidente Marsilio, dell'assessore Verì, che da anni non riesce ad attivare questo centro assolutamente necessario per i servizi territoriali alla persona. La polemica coinvolge anche il comune di Giulianova, poiché i tecnici intervenuti nella conferenza dei capigruppo hanno riferito di ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte dell'ente. Accuse rinviate al mittente dal sindaco Ivan Costantini, che smentisce con fermezza l'ipotesi di inefficienze da parte degli uffici tecnici comunali e chiede sia fatta chiarezza su chi ha tirato in ballo l'ente e perché. Politica adesso, domani pomeriggio, primo consiglio comunale di Silvi dopo la riconferma di Andrea Scordella come primo cittadino. Nella mattinata di oggi sono stati nominati i primi assessori. C'è attesa per quanto riguarda le decisioni da parte del gruppo Noi Moderati, il servizio di Stefano Recanati. Si va verso la fumata bianca per quanto riguarda la nuova giunta comunale di Silvi. Nella tarda mattinata di oggi il riconfermato primo cittadino Andrea Scordella ha nominato come assessori Giampaolo Lella della Lega, Matteo Colatriano, Fratelli d'Italia, e per la quota rosa Luciana Di Marco, anche lei Fratelli d'Italia, e che andrà a ricoprire il ruolo di vice sindaco. Si attendono le risposte dei consiglieri Alessandro Valeriani e Beta Costantini. La giunta c'è, dice Scordella, anche in vista del consiglio comunale di domani pomeriggio. Siamo partiti con 5 nomine, naturalmente oggi 3 ne abbiamo già applicate per una questione di quote di genere, perché possono nominare o 3 o 5 in base alle quote di genere da rispettare, dunque concluderemo nelle prossime ore, però possiamo dire insomma che la giunta è pronta e abbiamo cercato di rispettare tutte le richieste dei partiti. Ovviamente la coperta era corta, dunque si spera di aver fatto un ottimo lavoro per poter amministrare al meglio Silvi. Evidente lo strappo col gruppo Noi Moderati, che Scordella spera di ricucire nelle prossime ore. Fabrizio Valloscura va verso la presidenza del Consiglio Comunale, mentre a Beta Costantini un assessorato. Ma indubbiamente noi dovevamo far quadrare la questione, la problematica. Io penso che naturalmente tutto quello che è stato fatto per il bene della città. Confido sempre nel buon senso, nel dialogo con i gruppi e con le persone, però sono convinto, come ho fatto anche quando ho parlato con i responsabili regionali e del movimento Noi Moderati, abbiamo cercato insomma di accontentare le richieste, soprattutto però di fare delle scelte che siano non solo condivise ma soprattutto di qualità per la città di Silvi. Un edificio tutto nuovo per la scuola Mazzini di Pescara, modello di ecosostenibilità. Il progetto presentato a studenti ed insegnanti. Paolo Renzetti. Presentata quella che sarà la nuova scuola secondaria di primo grado Giuseppe Mazzini di Pescara. Si tratta di un intervento che per caratteristiche costruttive delinea una struttura di grande rilievo estetico e funzionale in grado di realizzare nel contempo obiettivi di ecosostenibilità e di benessere ambientale per la comunità scolastica che affronta le moderne esigenze dell'apprendimento. Nel progetto curato dalla società Proger e dalla Giovanni Vaccarini Architects, il futuro plesso è destinato in particolare a diventare elemento integrante di un processo di rigenerazione urbana e non un corpo estraneo rispetto all'area della città interessata nel centro di Pescara. L'attuale Mazzini, che conosciamo bene perché è una scuola realizzata nel 63, aveva bisogno effettivamente di essere sostituita da un nuovo edificio che nasce evidentemente con tutt'altre ipotesi di sostenibilità innanzitutto, che non è solo un termine che va di moda, sono concetti nuovi che oggi sono quelli che informano le nuove progettazioni. È una scuola quindi che fa della sostenibilità, dell'ecosostenibilità, i suoi parametri informatori principali, una scuola che si apre sulla città nell'ambito di un progetto di rigenerazione urbana che riguarda il quartiere, di cui la scuola, che è centrale in città, vuole essere un po' il polo di partenza, il primo passo. È una scuola quindi che si apre sulla città, permeabile, nel senso che le classi sono realizzate ai livelli superiori, ma il piano terra è una zona in cui, al di là dei servizi
servizi di ingresso, che sono attività per le quali i ragazzi potranno frequentare l'edificio anche non durante le ore scolastiche e che si apre quindi alla città. L'importo dei lavori? L'importo totale dei lavori è di 6 milioni, 4,2 di lavori più spese generali, IVA, imprevisti eccetera. Rimaniamo a Pescara perché dopo le dimissioni del collaudatore delle opere contestatissime realizzate in via Marconi sono arrivate nuove accuse all'amministrazione cittadina da parte delle opposizioni e dei commercianti della zona. Il sindaco Carlo Masci minimizza e il comitato Salviamo via Marconi punge l'amministrazione scegliendo l'arma dell'ironia. È giallo in merito alle ragioni che hanno portato alle dimissioni del tecnico comunale incaricato del collaudo di Viale Marconi a Pescara. L'ingegnere, a pochi giorni dal completamento delle verifiche sulle contestatissime opere che hanno trasformato la strada, rivoluzionato la viabilità, ha improvvisamente scelto di farsi da parte. In molti si sono chiesti se le dimissioni possano rappresentare la spia di contrasti o divergenze, ma al momento non sono affiorati ulteriori particolari e il sindaco Carlo Masci minimizza. Non significa nulla di particolare se non che verrà nominato un altro collaudatore che farà il collaudo come avviene per tutte le opere pubbliche. E poi se mi chiedete il motivo per cui si è dimesso, sinceramente è una questione prettamente amministrativa. Da quello che mi hanno detto è che era oberato da molti collaudi e siccome è un dipendente comunale deve svolgere anche l'attività ordinaria, non riusciva a svolgere tutte queste attività. Quello che sottolineo è che quando qualcuno assume una responsabilità di un incarico poi generalmente deve portarla a termine. In questo caso non è successo, ognuno si assume le proprie responsabilità. Duro affondo invece da parte delle opposizioni. Per il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, l'amministrazione pescarese è stata scaricata anche dal tecnico che avrebbe dovuto effettuare il collaudo. Un fallimento, dice Pettinari, l'ennesimo che rappresenta bene il fiasco totale che il centrodestra ha collezionato sul progetto che ha fatto diventare Viale Marconi la strada più pericolosa della città. Residenti e commercianti, riuniti nel comitato Salviamo Viale Marconi e da mesi sul piede di guerra contro il restyling voluto dal comune, evidenziano che i tempi del collaudo rischiano ora di allungarsi, mentre la strada resta pericolosissima. E nel frattempo sfoggiano l'arma del sarcasmo, esponendo sulle vetrine dei negozi dei cartelli gialli con la scritta AAA cercasi collaudatore tecnico amministrativo disposto a firmare qualsiasi cosa. E torniamo a Teramo adesso, perché nel cuore del centro storico in via Sant'Antonio sono stati rinvenuti dei bellissimi mosaici del primo secolo d.C. I reperti archeologici sono venuti alla luce per un caso fortuito legato alla rimozione di una conduttura del gas. Sovrintendenza e comune dovranno ora decidere su come gestire il prezioso ritrovamento. Teramo si racconta con nuovi e bellissimi reperti archeologici emersi durante i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale di via Sant'Antonio nel cuore storico della città. Due mosaici e strutture murarie decorate hanno rivisto la luce casualmente mentre veniva rimossa una conduttura del gas. Le pavimentazioni sono riferibili con molta probabilità ad una domus di epoca romana collocabile nel primo secolo d.C. Non è certo una novità per la città di Teramo, sappiamo benissimo che questa città è ricca di strutture archeologiche di età romana. Quello che è particolarmente interessante in questo contesto che è stato rinvenuto su questa viabilità e che è stato trovato fortuitamente perché si è deciso ad un certo punto di approfondire le indagini, diciamo gli scavi archeologici e quindi le indagini, è di addirittura tre fasi, almeno per ora, di pavimentazioni romane che vanno dal III IV secolo a.C., la più antica, fino probabilmente al primo dopo per le ultime, che è ancora però in fase di studio. La scoperta dei preziosi reperti archeologici in via Sant'Antonio sarà ora gestita dalla sovrintendenza di Teramo L'Aquila e dal comune di Teramo. Le due istituzioni dovranno decidere di concerto se ricoprire gli scavi, se porre un vetro sui mosaici o se lasciarli a vista e rendere la strada completamente pedonale.
Ora con la sovrintendenza ragioneremo sulla programmazione del futuro. Come sapete c'era un progetto definito di rigenerazione della via. Adesso cercheremo di capire se la valorizzazione può passare attraverso altre forme, ma lo faremo ovviamente d'intesa con l'organo e con l'ente e con la struttura competente, che è quella della sovrintendenza. Quindi attendiamo i prossimi giorni per valutare carte alla mano e valutazioni tecniche, appunto, e anche un confronto con la cittadinanza sulla modalità più adeguata e più sostenibile soprattutto per valorizzare questa meravigliosa scoperta, che è già comunque uno straordinario successo. Intanto il 16 giugno, giornata nazionale del FAI dedicata all'archeologia, a Teramo il cantiere di via Sant'Antonio potrà essere visitabile con tanto di visita guidata. Si chiama Viva il Miglio Zero, la manifestazione organizzata dal FLAG di Pescara, ideata per valorizzare il cosiddetto pesce povero. Appuntamento dal 10 al 12 giugno in piazza Primo Maggio e presso la sede del FLAG a Lungofiume Paolucci. Viva il Miglio Zero dal 10 al 12 giugno a Pescara, questa importante iniziativa presentata oggi. Presidente, quali saranno le novità di questa edizione? Cosa avverrà in questi tre giorni? Fondamentalmente puntiamo a far conoscere alla popolazione le bontà del cosiddetto pesce povero e soprattutto del pesce pescato dalla nostra marineria, che ha qualità organolettiche davvero ottime e a costi contenuti, in maniera tale da creare una positività per la marineria e per il consumatore. Saranno tante le associazioni che parteciperanno a questo evento, c'è il patrocinio del Comune di Pescara e tanto altro. Il FLAG intanto già una società consortile con la partecipazione del Comune, con la partecipazione di Confcommercio, di Confesercenti, di associazioni di categoria, quindi è tutto il mondo politico che ruota intorno alla pesca che si è mobilitato per mettere in piedi questo evento. Questi tre giorni ci saranno tante degustazioni del cosiddetto pesce povero. Noi prevediamo almeno 1000 degustazioni gratuite a favore dei cittadini, ma non si fermerà soltanto alla degustazione dei cittadini, è previsto anche un incontro con i ristoratori ai quali illustreremo un disciplinare che, se sottoscritto, consentirà ai ristoratori stessi di fregiarsi del logo Miglio Zero, così che il cittadino sa che entrando in un determinato locale che espone il nostro logo troverà pesce nostro. In programma domani a Chieti l'iniziativa di prevenzione contro le patologie oncologiche femminili in sinergia con Come in Italia, mezzi e personale medico presenti in città per il primo dei due eventi di screening. Presentato questa mattina in comune a Chieti il primo dei due eventi di screening voluti dall'amministrazione come giornate della salute. La prima iniziativa di prevenzione, che si svolgerà domani, vede il comune in sinergia con la Come in Italia associazione, da anni impegnata nella ricerca, lotta e prevenzione inerenti patologie oncologiche femminili, e che sarà presente con mezzi e personale medico in città. La prevenzione sappiamo che è la cosa più importante sulla quale la Comen si batte da sempre, perché prevenire è sicuramente importantissimo per far sì che le patologie non vadano avanti in maniera poi incurabile. Quindi, siccome per fortuna queste patologie ormai si possono curare, ma l'importante è prenderle per tempo, la Comene si occupa proprio di prevenzione. Se noi pensiamo che una donna su 9 ha questo problema di oncologico, ci rendiamo conto che in effetti la necessità di intervenire sul territorio c'è. Le donne che non possono, quindi, sia per età o per condizioni sociali, accedere al servizio pubblico che prevede uno screening per queste patologie, ha la possibilità, grazie alla Comen, di avere una visita a domicilio, diciamo così. Se non avessi fatto prevenzione, probabilmente avrei allungato la lista di persone o decedute improvvisamente o ammalatesi gravemente da un momento all'altro senza nessuna anamnesi positiva per malattie. Quindi la prevenzione, ripeto, è fondamentale e lo sta diventando per tutte le classi di età e non solo per le età più avanzate.
Per quanto riguarda gli screening sul femminili, sull'apparato genito urinario e endocrinologico femminile, ancora più importante, date le statistiche per quanto riguarda in aumento, per quanto riguarda i tumori del seno, i tumori dell'apparato genitale femminile. Quindi è un motivo non solo di orgoglio, ma anche di politica di attenzione ai nostri cittadini, quella di aver accettato immediatamente con entusiasmo la proposta dell'associazione Comen, l'associazione internazionale che si occupa di prevenzione. Non è l'unico, non è stato e non sarà l'unico dei nostri programmi, e pertanto, ripeto, risottolineo il mio orgoglio per questa attività della nostra amministrazione. Il mondo enologico abruzzese ha incontrato questa mattina a Città Sant'Angelo la stampa estera per una giornata all'insegna della promozione dei vini e del territorio. Stampa e buyers da tutto il mondo per Abruzzo Wine Experience, l'evento promosso dal Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo. Un appuntamento annuale con l'obiettivo di far comprendere agli opinion leader internazionali la straordinaria crescita del livello qualitativo dei vini abruzzesi. Occasione per porre ancora una volta al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica il nuovo modello Abruzzo che debutterà con la vendemmia di quest'anno. Un cambiamento epocale, lo ha definito il presidente del Consorzio Alessandro Nicodemi. Per noi è sempre un elemento anche fondamentale proprio per diffondere non solo ovviamente i nostri prodotti, i nostri vini, le nostre novannate, ma anche la nuova vendemmia che sta per entrare con appunto finalmente la messa in campo dei nuovi disciplinari con le quattro sottozone legate appunto alle nostre denominazioni per dare sempre maggior specializzazione e particolarità ai nostri prodotti. Una tre giorni dove giornalisti provenienti da ogni angolo del mondo hanno potuto ammirare i posti più caratteristici del nostro Abruzzo. Questa mattina atto conclusivo nella suggestiva cornice di tenuta Coppa Zuccari a Città Sant'Angelo con una grand tasting. Circa 90 le aziende e 350 etichette in rappresentanza di tutte le produzioni territoriali, come Trade Union, i piatti di Villa Maiella, stella Michelin del territorio. Non peraltro una cena l'abbiamo fatta anche sui trabocchi, oggi costa sulla bocca di tutti anche in virtù del Giro d'Italia, quindi ripeto, questi eventi noi non li facciamo mai soltanto di un giorno solo come questo, dove è un momento di concentrazione, possiamo dire, perché abbiamo più di quasi 90 aziende presenti con i propri prodotti, ma in questi tre giorni, ripeto, aiutiamo anche a far conoscere questa regione che, ripeto, ha ancora tante potenzialità inespresse. La nuova annata vitivinicola è alle porte. Le recenti precipitazioni piovose hanno purtroppo creato un ambiente favorevole alla diffusione della peronospora, un fungo che può causare gravi danni alla qualità delle uve. In questo clima ormai impazzito è sotto gli occhi di tutti, il danno della peronospora è un dato reale, abbiamo già fatto 3 tavoli verdi con l'assessorato, stiamo mettendo in campo delle idee che speriamo si possano tradurre ovviamente in azioni concrete di sostegno alla viticoltura che quest'anno in effetti sta attraversando un periodo anche molto difficile proprio per queste condizioni climatiche. Pescara ospiterà un'importante esercitazione di Stato a cui parteciperanno capi scout provenienti da tutta Italia. Appuntamento al Palabecci dal 9 all'11 giugno. Pescara dal 9 all'11 di giugno sarà sede di un'importante esercitazione di protezione civile che coinvolgerà la GESCI nazionale, capi scout che arriveranno da tutta Italia e tante associazioni che operano sul territorio. Il Comune di Pescara ha sposato questa promozione di questa attività e ovviamente è coorganizzatrice di questa attività. Saranno presenti, oltre alle associazioni di protezione civile della GESCI, anche altre associazioni del luogo per dare quelle che sono dimostrazioni di come si fa protezione civile sul territorio, di come intervenire in emergenza, ma anche fare un punto di formazione per la programmazione delle attività che vengono fatte normalmente in protezione civile. Quindi noi come Comune abbiamo sposato l'iniziativa e ovviamente incoraggiamo alle pratiche di diffusione di buona attività di protezione civile sul nostro territorio affinché, non serva mai, debbano essere messe in essere anche quando ci sono le emergenze. Perché poi anche dal governo centrale
ci sono input ben precisi e si vuole diffondere anche attraverso le scuole, perché ci saranno anche le partecipazioni delle scuole, tramite i cittadini, a quelli che sono i comportamenti per l'autoprotezione dell'individuo in emergenza. Affiancheremo questa iniziativa della GESCI perché in fondo il cuore dell'iniziativa ha lo stesso senso portato avanti dalla protezione civile e la protezione civile senso lato, per cui noi oltre a presidiare le tre giornate, a stare con loro e ad avere la presenza anche del gruppo comunale di protezione civile, ci renderemo sinergici nell'attività di divulgazione delle necessarie attività affinché ci sia una continua presa di coscienza da parte di coloro che si approcceranno a queste giornate di quello che è il ruolo della protezione civile, ma soprattutto di quello che è il ruolo dei cittadini, quindi la presa di coscienza, la consapevolezza, le azioni da porre in essere, i riferimenti, i soggetti e tutto ciò che c'è da tenere presente in situazioni emergenziali che purtroppo le ultime cronache testimoniano qual è la gravità della situazione, qual è il ruolo della protezione civile, che purtroppo ci portano a dover sempre più dover sottolineare l'importanza del consorzio civile nell'ambito di queste attività di prevenzione. Sport adesso, calcio playoff di Serie C, domani sera alle 20:30 la semifinale di ritorno tra il Pescara e il Foggia. Zeman recupera tra i pali Alessandro Plizzari e i biancazzurri si presentano al completo. Arbitrerà Monaldi di Macerata. Questa mattina esauriti i biglietti. Lo stadio adriatico è sold out sugli spalti. Ci saranno oltre 20.000 spettatori. Andrea Costantini. Una cornice di pubblico da Serie A per spingere il Pescara verso la finale playoff. Dopo la corsa al biglietto di ieri, stamani è arrivato il sold out ufficiale. Una risposta entusiasmante quella del pubblico per accompagnare una squadra, quella di Zdenek Zeman, che fa sognare ma che domani non potrà speculare sul 2-2 dell'andata. Per entrambe le squadre conta vincere, fare un gol in più almeno. Biancazzurri al completo col recupero di Plizzari, 8 diffidati sì, ma domani ne sono squalificato. Zeman sulla condizione della squadra e sul pienone all'Adriatico. Vabbè, sulla squadra penso che sta abbastanza bene per quello che può fare, visto che negli ultimi tempi ha giocato tante partite, però i ragazzi non hanno problemi, Plizzari è a disposizione, che si è allenato già ieri e oggi con noi a pieno, e poi per i tifosi. E sono contento che la gente viene allo stadio. Io spero che ci aiuta, ma ci dobbiamo far aiutare noi con una prestazione. Se c'era posto mio, uno qualsiasi, era lo stesso entusiasmo perché la squadra ha fatto risultati, perché è andato bene. È vero che durante il campionato non ce ne sono stati tanti tifosi, ma appetito viene mangiando, si dice. Per me Foggia ha fatto buona partita e siamo stati bravi, non è che siamo riusciti a proporre qualche cosa ogni tanto. Dobbiamo fare di più sperando che loro fanno di meno, perché è sempre una buona squadra con gente esperta. Noi siamo forse ancora troppo acerbi per starci. Davanti a Plizzari toccherà Cancellotti, Brosco, Mesic e Milani, anche se Boben e Gozzi, dopo le prove dello Zaccheria, hanno qualche chance. A centrocampo rientra Palmiero, ai suoi fianchi Raffià e Kraja. Davanti si dovrebbe tornare al tridente classico, Delle Monache, Lescano, Merola, anche se Cuppone scalpita dall'alto di una ritrovata condizione psicofisica. Sul fronte Foggia di Pasquale giocherà al posto di Kontek, squalificato al pari di Di Noia. Potrebbe recuperare Frigerio per giocare in mezzo con un Peterman non al massimo e Schenetti. Davanti Ogunsei e Peralta con Jacoponi pronto dalla panchina. Nel prepartita Zeman ne approfitta per togliersi qualche sassolino circa i fischi e l'accoglienza dell'andata. Vabbè, gente si dimentica, io penso che a Foggia ho dato tanto e quindi io non li ho sentiti, peccato, perché potevo essere un po' più cattivo, ma io a Foggia ho dato tanto. Penso che mantenere la squadra di Foggia per 4 anni in Serie A non è poco e vediamo se ci riusciranno loro in futuro. Con tutto ciò io sono stato a Foggia sempre bene. E sulla vicenda degli Orossi, Zeman aveva detto che in casa avrebbe salutato il suo allievo, ora però cambio di programma. Io ci ho ripensato un po'.
Visto che sono più grande, spetterebbe a qualcun altro. Adesso andiamo in casa Città di Teramo, sono giorni decisivi per la squadra che in settimana dovrebbe cambiare forma giuridica ed accogliere nuovi ingressi nella compagine e da capire chi dei vecchi dirigenti resterà nel club. Una volta completati questi passaggi, la società parlerà con Franco Iachini, gestore del Bonolis, pronto ad una sponsorizzazione per abbassare il costo d'affitto dell'impianto. Ania Cantagalli. Ore calde in casa Città di Teramo per definire il futuro societario. In settimana è attesa la costituzione della nuova SSD ARL, che dovrebbe includere anche l'imprenditore edile Filippo Di Antonio. Un ingresso che non andrebbe però in contrasto con la presenza degli attuali dirigenti, chiaramente previa condivisione da parte di tutti del progetto pluriennale che verrà poi pensato per il club. Di Antonio ma non solo, perché ci sarebbe anche un altro imprenditore interessato ad investire nella Città di Teramo, ma che prima vuole vederci chiaro in quanto a composizione societaria. Non è un mistero che divergenze interne abbiano nell'ultimo periodo bloccato di fatto qualsiasi programmazione futura della società per il campionato di eccellenza, stagione che proporrà dopo 15 anni anche il sentitissimo derby contro il Giulianova. Prima di parlare di calcio giocato però ci sarà da fare chiarezza sulla compagine e relative cariche con il direttore sportivo Paolo D'Ercole e l'allenatore Marco Pomante che dovrebbero essere confermati anche con l'ingresso di Di Antonio. Così come ci sarà bisogno di chiarezza anche per sedersi ufficialmente ad un tavolo con Franco Iachini, ex presidente del Teramo e gestore dell'impianto Bonolis. Iachini ha fatto sapere nelle scorse ore di essere pronto ad una sponsorizzazione mirata alla Città di Teramo che le permetterà così di pagare parte dei costi per l'affitto dello stadio pari al 40% del costo vigente. Negli ultimi tempi ci sono stati dialoghi in tal senso con il direttore generale Romolo De Baptistis, ma in futuro sarà magari proprio Di Antonio, con in mano la maggioranza, a parlare con il gestore dello stadio. E questo era il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto saranno disponibili tra poco sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.